Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Guitar. Oggi siamo su Airborne Kingdom, un gioco che è uscito da pochissimo su Steam ed è un gioco che costa 20,99€. È un city builder ambientato in un universo un pochino dieselpunk, con questi strumenti che ci tengono in volo. Dovremmo costruire una città piuttosto equilibrata, onde evitare che questa si inclini creando disagi ai nostri cittadini o che magari finisca il carburante e precipiti. Sono a conoscenza del fatto che, e qua vi metto di fronte a un mio piccolo disagio, che questo gioco lo hanno già portato in tanti, e a me capita spesso di ricevere i giochi tardi o di comprarli quando tanti l'hanno già portato, quindi il dubbio è fare il video o non fare il video. Dato che a me piace comunque spiegare quel poco che conosco magari di alcuni giochi o scoprirli insieme a voi, ho deciso di fare il video. Allora, Airborne Kingdom comincia, ho già una partita, ma lo cominciamo dall'inizio. Il gioco è completamente in italiano, ad eccezione delle voci. Dovete però attivare i sottotitoli, perché il gioco parte senza, e quindi vi inizia solo parlato, senza queste scritte sotto, dove ci va a presentare tutta l'introduzione con la storia. Ovviamente non vi voglio tediare, quindi salterò questa introduzione iniziando subito con il gameplay. Non sarà un video lunghissimo perché voglio presentarvi quelle che sono le basi del gioco in modo da potervi far valutare se il gioco può interessarvi o meno. Dobbiamo iniziare dal regno di Rotula, non è lontano, è il regno... Ok, noi stiamo praticamente volando sopra un regno, che è questo che vediamo sotto, e la cosa interessante, adesso io premo spazio e metto in pausa, qua vedete il livello di soddisfazione dei nostri cittadini, abbiamo 9 cittadini, non abbiamo case. Allora abbiamo 9 soddisfatti, poi ovviamente c'è l'iscala tra felice, soddisfatto, neutro, nervoso, arrabbiato. Abbiamo la quantità di cibo, la quantità di acqua, la spinta, quindi la spinta che abbiamo a livello di peso. Abbiamo la velocità, che viene influenzata anche dal peso appunto che abbiamo delle strutture. Il carbone, molto importante, senza precipitiamo e perdiamo. La legna, abbiamo l'adobe, che non so cosa sia, però è un materiale, insomma una sorta di cemento. Il ferro, il vetro, la tela. E qua abbiamo i depositi di risorse, quindi se costruiremo dei depositi li vedremo. E qua abbiamo le reliquie, che sono oggetti degli antichi. Allora, cominciamo. La prima cosa che dobbiamo fare, vedete qua c'è sotto, ci sono vari menu, c'è la pausa, l'albero di ricerca che andremo a vedere a breve, notevole anche quello, ve lo dico in anticipo, la costruzione, la mappa, dove partiamo, c'è tutta la mappa da esplorare. Con tra l'altro anche il riassunto della main quest, abbiamo il centracamera che non c'entra niente e costruisci. Quindi la prima cosa che faremo, io voglio fare una costruzione di una strada, perché vedete che il peso cambia. Facciamo così per intanto, facciamo queste strade. Viene tutto costruito, ovviamente ve lo dico in anticipo, anche se il tutorial ce lo dirà dopo. Vedete che io adesso ho messo questo, ho cliccato col destro ed è uscito questo sorta di pallone aerostatico che praticamente porta la nostra città alla volta di questa zona, e vedete che ci stiamo spostando nell'entroterra di questo regno. Perché? Perché siamo partiti da qui, perché stiamo andando alla foresta dove a breve andremo a costruire cose. Costruiamo, qua abbiamo unità abitativa, avvio rimessa, strada, accademia, faremo tutti questi edifici. Adesso facciamo unità abitativa, iniziamo, vedete che c'è la freccia, noi viaggiamo in questa direzione, quindi metterei le case a lato. Facciamone una, due, facciamo, le mettiamo qua a fianco, tre, e iniziamo con... sbagliato mi sa. Ah no, dovrebbe essere giusto. Ok, qua ci viene spiegato il tutorial, è un tutorial che non è pesante, nel senso che non è che ci bloccano i 2 minuti, dovete aprire e leggere, il gioco vi viene messo in pausa. Allora, per raccogliere le risorse fatte queste case, qua ci dice che abbiamo solo 9 abitanti e 4 case, quindi probabilmente un lavoratore per casa, un po' un mezzo spreco, ma va bene. La cosa che dobbiamo fare, che è molto importante, è l'aviorimessa è fondamentale, e vedete che viene costruita in questa direzione, ma possiamo metterla anche qui, però sbilancierebbe un po' tutto, preferisco metterla più al centro, ok, così. Ora eravamo al 74%, ora siamo al 63%.
quindi abbiamo perso il 9% di velocità dovuto al fatto che abbiamo queste strutture che pesano e vedete che è inclinato, quindi la gente che vive qui ha questo leggerissimo disagio di essere in salita procedendo verso la prua, se chiamiamola così, insomma. E la cosa che possiamo fare ora è, qua vediamo che abbiamo 7 velivoli e sono bellissimi da vedere, clicchiamo sulla foresta e gli dico di andare in 5, in 7 persone che sono al massimo, quindi tutti i cittadini mollano quello che stanno facendo e vanno e prendono questi aerei che vengono lanciati verso il basso, vanno, presumibilmente atterrano, tagliano l'albero, se lo caricano sull'aereo. Qua vedete che è un aumento, quindi 27,9 ogni ora, 28,6 ogni ora, vedete, arrivano, passano pericolosamente tra le eliche, fanno questa acrobazia ed entrano all'interno dell'aviorimessa. A questo punto abbiamo raccolto legno, vedete che lo stanno trasportando tutti all'interno e abbiamo un sacco di legno. La foresta ha un tot di risorse massime e ci viene detto ancora 24, quindi dobbiamo fare attenzione perché ogni personaggio che va, ogni ne vanno 7, ci porta 2 di legno ogni volta, quindi 2 o 3 viaggi e avremo esaurito completamente la foresta. Ma i nostri cittadini sono molto green e quindi quando tagliano gli alberi li vanno a ripiantare e quindi se tornassimo qui tra un po' potremmo ritrovare la foresta cresciuta. Qua in lontananza cosa c'è? Dell'acqua. L'acqua, nel qualora l'acqua dovesse scendere, vedete che perdiamo ogni ora 0,4, abbiamo 13 su 30. Nel caso in cui volessimo più acqua ancora, dovremmo andare, cioè più acqua di questi 30, andare a costruire un serbatoio d'acqua. Ora cosa facciamo? Andiamo a costruire l'accademia, e l'accademia non possiamo costruirla in questo momento perché i nostri cittadini stanno raccogliendo il legname, quindi in questo caso ho diminuito di 2, quindi quando tornano ripartiranno solo in 2, i 5 che lascio qui sono le 5 persone che mi servono per edificare la mia accademia. L'accademia la mettiamo esattamente di fronte, se si può, no, non si può perché non ho fatto il pavimento, la metterei sapete che non lo so. L'accademia la metto qua a fianco, va, anche se non mi piace così, ma appesantiamo un po' troppo, però riempiamo di case. Vedete che siamo totalmente sbilanciati. No, adesso si è ribilanciato, però davanti bisognerebbe fare qualcosa di abbastanza urgente, quindi piazziamo una strada, va. Ok, ora vi faccio vedere l'albero di ricerca, che è qualcosa di assolutamente impressionante. Qua avete 6 diciamo categorie diverse. Iniziamo dall'inizio, abbiamo la base, quindi il nucleo cittadino, possiamo ricercare la massima velocità possibile, l'aumento del deposito del carbone, tutto quello che sono le cose base, quindi i depositi o i consumi della biorimessa, dell'unità abitativa e così via. Possiamo ricercare, vedete qua possiamo impilarle su 2 piani, qua addirittura su 3 piani. Qua chiedono almeno 25% di acqua in meno, 25% in meno di cibo richiesto a casa. Io voglio impilarle per guadagnare spazio, quindi posso selezionare e quindi 8 ore e avremo modo di ricercarla. Adesso qua abbiamo segnato 5 persone, è per quello che ci ha chiesto 5 persone. Ora continuiamo l'esplorazione di questo albero della ricerca. Abbiamo visto la base, le risorse, quindi abbiamo la fornace per adobe, trasforma i secchi in cemento, insomma. Però ricordatevi anche che i lavoratori detestano vivere vicino alla fornace per adobe, come volete pronunciarlo. E ci chiede 3 persone la costruzione di questo edificio. Il problema è che dobbiamo andare avanti, insomma non possiamo costruire, dobbiamo espanderci un pochino. Qua un altro edificio con altre evoluzioni, qua ce ne sono tanti altri, poi abbiamo i depositi, possiamo ricercare le evoluzioni del magazzino, della cisterna, del silo, quindi possiamo andare a ricercare varie cose e queste sono invece le abilità per impilarle una sopra l'altra. Abbiamo la spinta, qua non abbiamo ancora nulla, la propulsione e i desideri, che vanno a migliorare la qualità della vita dei nostri personaggi. Allora, abbiamo un po' di legno, ma non tantissimo al momento, perché abbiamo consumato tutto lì. Io continuerei con le case, direi. Che tra l'altro me l'ha fatta proprio storta.
Cioè, voglio capire. In una casa c'è l'entrata, nell'altra no. Vabbè, vediamo un attimo, dai. Facciamo... Legno non ne abbiamo, eh. Costo 5 di legno, ne abbiamo 8, riusciamo a fare una sola. Mannaggia. Ah, perché le unisce insieme, ok. Ok. Allora, iniziamo a spostarci magari verso un'altra foresta, perché qua ci metterà una vita... Andiamo là, andiamo qua. Ci spostiamo. Con WASD rimuovete. E niente, tornando a vedere la mappa abbiamo... Ci serviva un gran concilio con tanti membri e dovremmo trovare tutti gli altri regni e allearci con loro. Solo dimostrando loro che siamo degni potremo convincerli a diventare nostri alleati. Abbiamo questi obiettivi della razza. Praticamente 12 alleati dobbiamo ottenere e dobbiamo avere 150 abitanti. Al momento siamo ben lontani da questo, dal momento che ne abbiamo 9, di cui 5 lavorano alla ricerca. La ricerca che sta procedendo, vedete che qua si sta riempiendo. Ora non abbiamo altra gente, spero arriverà un domani, li mando a raccogliere un po' di legna. Come da 32, ma probabilmente perché viene inteso come numero di risorse, infatti qua è 0. L'acqua è 53, io direi che mando qualcuno qui a prendere questo e qualcuno qui a prendere l'acqua. Quindi partono, teoricamente. Sì, è partito il primo ed è andato giù. Vediamo se si può seguire il nostro amico che va direttamente nell'acqua. E c'è il palloncino dove noi stiamo agendo. È molto interessante perché potete espandere un po', mi ricordo un po' Raft, si chiama, il gioco dove si costruisce la barca. Perché comunque un minimo di analogia c'è, per quanto siano giochi totalmente diversi, uno strategico gestionale e l'altro un survival. Però ha delle finezze questo gioco che è veramente figo. Il telescopio che scruta, poi la gente proprio che sta lavorando qua intorno. Ma hanno già finito di andare giù? No, ok, vedete, 51 e 30, stanno scavando due alla volta. Non ho modo di mandargli più persone, anche se in realtà... la ricerca sta andando avanti, stanno passando anche le ore e sta diminuendo anche il cibo e l'acqua, ma l'acqua in realtà eravamo a meno 0,4, adesso siamo più 3,4, quindi se ogni ora ne prendiamo una, diciamo che ogni ora sono ulteriori 8 ore in più di guadagno, di consumo. Qua abbiamo della pietra, qua abbiamo qualcos'altro che non so cosa sia, ma dovrebbe essere... Un insediamento piccolo, cerchiamo migranti, recluta. Alcuni con noi sono affascinati dalla nostra idea, ma vogliono essere assicurati del fatto che li attende un futuro migliore. Abbiamo 3 persone. Prova curiosità. Riputa la possibilità interessante, ma esita se non vengono soddisfatti i suoi requisiti. Dobbiamo avere gli abitanti felici, non li abbiamo. Questo è impaziente da unirsi, ma è una cosa importante che può abbandonare. Abitanti, con l'aumento della recluta. Sì, 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 anche lui voleva a recluto. E aumenterà anche il consumo. E infatti vedete che è aumentato almeno 0,5. Passa ad altro. No, questo vuole che siano tutti felici. Quindi non possiamo reclutare nessuno di quella zona lì. Vediamo se c'è qualcun altro qui. Rovina sconosciuta. Troppo lontano. Ci sposteremo lì. Adesso appena abbiamo finito di raccogliere legno, non abbiamo tanto legno a dire la verità, quindi volevo fare un'altra casa qui prima di andarmene per... no, non la strada, per compensare un po' il peso, ma unità abitativa 2x2, ok, la mettiamo anche qui, quindi mediamente adesso il baricentro è spostato in avanti, quindi dovremo mettere qualcosa dietro. Metteremo magari un po' di un corridoio, magari vediamo se abbiamo 0-1. Sì, non ci costa praticamente niente, nessuna pendenza. Facciamo così e controbilanciamo. Sì, magari spostiamo anche questo così. Ci perdiamo un po' di spinta ogni volta, però... Così se mettiamo qualcosa qua andiamo un pochino a spostare il baricentro più verso
il centro, che in realtà è il davanti, insomma, adesso la nave pende indietro. La velocità sta andando al 55% di quello che potrebbe andare, che non è il massimo. Comunque abbiamo fatto un po' d'acqua. Il legname ne sale 4-1 all'ora, ma direi di smetterla. E anche l'acqua. E a questo punto ci spostiamo verso la rovina e vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Intanto vediamo sulla mappa che ci stiamo spostando. Abbiamo un insediamento, dobbiamo reclutare appunto la terza persona, ma devono essere tutti felici. E al momento non lo siamo. Abbiamo 5 soddisfatti e 6 felici e vi spiego anche il perché. Perché non hanno la casa, semplice. Allora, dopo andiamo e costruiamo un'altra casa, daremo case a tutti, perché in effetti 6 felici sono i 6 che hanno le case. E quindi non possiamo reclutare l'ultimo tizio là. Per le case ci serve il legno, tanto legno. Quindi in questo caso possiamo fare qualcosa? Allora, quei treni possiamo prendere dei colori, personalizzare i nostri edifici, ok? Perché qua dovrebbe esserci anche la modalità di decorazione. Va bene. Vabbè, niente, andiamo di là, di qua, di qua, di qua, di qua. Questo cos'è? Argilla. Questo è boschetto. Cavoli, questa sarebbe una bella zona per fermarci e fare un po' di cibo. Questo dobbiamo rendere tutti felici. Niente. Allora, ci spostiamo qui. E qua ci mandiamo tutti quelli che possiamo mandarci. Ok, eccoli che vanno. Perché dobbiamo assolutamente, in questo caso velocizziamo il tempo, dobbiamo andare a recuperare il più legno possibile perché bisogna fare le case. Quello poche balle, servono 5 case ancora. Abbiamo un più 24 di legno a turno. Quindi possiamo andare. Una casa ci costa 5. Iniziamo i lavori, dai. 1, 2, 3, 4. E ci manca la quinta casa, ma non abbiamo legno. Adesso arriva. Perché stanno atterrando, stanno portando il legno verso il centro. Ci mettiamo una casa qui anche. E risolviamo il problema. Intanto che notte. Allora, abbiamo 5 case che devono essere ancora costruite. Abbiamo migliorato le unità abitative. Mannaggia, potevo aspettare, gliele facevo sopra. Va bene. Adesso non abbiamo gente che ci costruisce le case. No, qualcuno forse si è liberato, anche perché dovremmo aver spolpato, penso, la foresta. Cos'è questo? Antica rovina. Aspettate che rallento. Adesso tecnicamente sono tutti felici. Sì. Quindi possiamo andare a prenderci il vecchio lavoratore, a recluto, impaziente di unirsi, e lo recluto. A questo punto sono tutti felici tranne lui. Ci avviciniamo a un astamberg in mezzo a nulla, alcuni coloni potrebbero volersi unire a noi, no? Ok, allora, adesso sono tutti felici tranne uno, perché non ha la casa, però lui è soddisfatto. Cioè, lui voleva venire qui, però si è assicurato che tutti avessero una casa, ma non c'è una casa per lui. La facciamo? Ah, la possiamo fare così. Interessante, quindi facciamo una sopra l'altra. Cioè, praticamente è un'espansione. Vediamo di quanto sale. È una casa bella alta. Adesso pende, pendiamo. No, è strano perché. No, ok. Adesso sono tutti felici. 12 felici. Ok. Il cibo scende 0,6, 0,6. Aumentato di uno 0,2. Abbiamo 12 persone anziché 9. E mandiamo un lavoratore. Assegna lavoratori per cercare questi, che sono le reliquie. Lo mandiamo, lo vediamo. Cioè adesso non so cosa recupererà, ma nel frattempo io ne approfitterei anche per questo carbone. Vedete qua il carbone? Ne spendiamo 0,5 all'ora, quindi 10 ore e 5. Quindi direi che siamo messi ancora bene. Io manderei un po' di gente a prendere il cibo, perché abbiamo 15 d'acqua e 20 di cibo. No, io mi andrei a prendere l'acqua a questo punto. Facciamo un bel boost all'acqua e risolviamo il problema. Solo che non vedo dov'è l'acqua qua vicino. E qua sotto due. Abbiamo spolpato la foresta. Mannaggia. Visto così sembra Endless Legend come tipo di gioco. Allora, se io seleziono lì e gli mando troppo lontano. Mannaggia.
Dobbiamo aspettare che il lavoratore finisca, però. Qui non c'è più niente da fare. All'insediamento. Tra l'altro l'insediamento non aveva neanche case vicino. Non voglio perdere tempo, mannaggia, vorrei recuperare qualcosa. Qua ci sono boh, foreste, qua ci sono argilla, cibo. Vai, recuperate un po' di cibo, dai. E intanto vediamo se il laboratorio ha finito. Sì, ha recuperato. Si usa per commerciare. Quindi praticamente questa qui è la moneta e nel caso in cui in futuro dovesse qualcuno venire a chiederci di commerciare useremo questa valuta. Tra l'altro, facendo una seconda stazione, una seconda aviorimessa qua, potremmo mandare 14 persone, quindi usarle praticamente quasi tutte quelle che abbiamo a bordo. Però, vabbè. La velocità è scesa ancora, 50%. Ora acceleriamo i tempi, così vediamo il cibo che sale. Abbiamo un più 28 a turno, a breve salirà. Fino a 30, ok, non ha più senso, quindi interrompo la raccolta, anche se qua era quasi finito. Ok, basta. E ci spostiamo vicino all'acqua. Quindi ci mettiamo qua. Qua c'è del carbone, ottimo, perché dobbiamo prendere del legno e del carbone per poter proseguire. Non metto nulla a ricercare perché mi servono più abitanti possibili. Intanto nella zona iniziale la foresta è ricresciuta. Abbiamo allora la nostra destra. Tecnicamente dovremmo avere alla nostra destra, credo, le pozze fluorescenti. Sì, che sono quelle cose là, che non ho ben capito perché abbiamo preso delle tinture, ma non so cosa ci serviranno mai. Prendete l'acqua, tutti lì, fuori con gli aerei e vediamo. Intanto cibo siamo quasi al massimo. Se ne volessimo di più, dovremmo farci un deposito. Un silo, un magazzino, una cisterna. Per la spinta, propulsione e desideri non c'è ancora nulla, purtroppo. Abbiamo, sì, solo, al momento solo i depositi e la base, perché dobbiamo ricercarli. Intanto l'acqua sta salendo copiosamente, perché adesso siamo quasi a 30, iniziano a portarla, io annullo. 29, perfetto. E ora rabbocchiamo anche il carbone. Carbone che non possiamo tenere al massimo 30, anche lì ne abbiamo consumato meno della metà, quindi sta andando tutto secondo i piani, ma dovremo andare avanti. Ovviamente, adesso io non so dirvi, l'unico dubbio che ho è non so dirvi se ci saranno nemici, ma io oggetti, diciamo, bellici non ne ho visti. La vera difficoltà dovrebbe arrivare nel momento in cui noi dobbiamo arrivare a ospitare 150 persone all'interno di una. Aspettate che annullo. All'interno di una città volante. E quindi non sarà senz'altro semplice perché dovremo bilanciarla alla perfezione e costruirla con criterio. Allora, siamo tutti felici, raccolta risorse, velocità, motivi degli edifici, possiamo andare a modificarli. Selezione un edificio, ah ok, possiamo praticamente andare in un edificio, prendiamo questa casa qui a due piani e possiamo selezionare questo, che sono i motivi, abbiamo preso delle tinture, quindi possiamo farla rossa, no? Luci, metalli, pavimenti, cioè possiamo cambiargli. Tutto un po' come vuole lui, però. Vabbè, nulla di che. Il mondo non sembra enorme, anche se in realtà, visto dall'alto, si perdono tanti, tanti piccoli dettagli. E niente, ragazzi, questo era Airborne Kingdom. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se magari lo avete già visto da qualcun altro, insomma, io ho cercato di spiegarlo il meglio che potevo. Fatemi sapere e lasciatemi un commento qua sotto. Alla prossima e ciao ciao!